Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci sono diversi ragazzi che mi dicono: Walter, ma come faccio a trovare il mio stile fotografico? Quindi oggi voglio dedicare un intero video su tutti i consigli che voglio darvi per riuscire a trovare il vostro stile fotografico. Per darvi questi consigli, come sempre, voglio partire dalla mia esperienza, da ciò che ho vissuto io in questi ultimi anni di esperienza fotografica, esperienza di vita, e quindi in questo modo riesco a darvi dei consigli migliori. La cosa fondamentale, secondo me, ragazzi, è provare. Test, test, test. Dovete provare e riprovare vari generi. Dato che è una cosa che non ha costo e quindi è una cosa molto importante, ciò che dobbiamo fare è testare vari tipi di generi. Ci prendiamo un paio di mesi per ogni genere fotografico e testiamo ogni 2 mesi un genere. In questo modo, dopo un anno, ragazzi, avrete già le idee più chiare su quello che vi piace o che non vi piace. Quindi 2 mesi ogni giorno fate ritratti, 2 mesi fate solo paesaggi, 2 mesi fate tutto bianco e nero, 2 mesi fate street, fotomanipolazioni, 2 mesi fate foto concettuali, 2 mesi andate a fare foto di sport, qualunque genere. Questa, ragazzi, è la prima via per riuscire poi a sentire dentro di voi, dire: cazzo, questo genere mi piace, quello mi appassiona. E allora lì mettete tutte le energie in quel genere lì e spingete su quello lì. Bisogna fare full immersion in tutti questi generi e poi alla fine di tutto questo fare un passo indietro e dire: ok, ma qual è quello che mi piace di più? Qual è quello che mi rispecchia di più? Col quale voglio comunicare? La fotografia è comunicazione con le immagini. Cosa voglio comunicare? Cosa voglio trasmettere? Cos'è che mi fa stare bene quando scatto? Detto ciò, ragazzi, io non ho seguito questi consigli perché nessuno me l'aveva dato all'epoca, quindi vi dico invece io com'è che ho fatto. Io andavo in giro con una vecchia compattina, no, di quelle piccine, e andavo sempre a scattare con questa compatta in giro quando uscivo con i miei amici, perché ad esempio a me una cosa che mi appassiona e mi ha sempre entusiasmato sono le mie situazioni di vita, di quotidianità con gli amici o con le persone a cui tengo, e la natura, no? Sono le due cose principali sulle quali io mi focalizzo, e sono una cosa più spontanea che ho visto che mi appassionavano quelle cose lì, quegli argomenti lì, ho spinto su quel genere lì. Quindi via via si perfeziona lo stile nel percorso ed è sempre un migliorare, un perfezionare e anche un cambiare, perché magari alcuni concetti che prima ti appassionavano magari dopo 2 o 3 anni non ti appassionano più. Ragazzi, ho portato i miei primi scatti, i miei album dei miei primi scatti. Come sapete, io ci tengo a stampare le foto e infatti questo è il mio primo progetto fotografico. Qua dentro, ragazzi, si torna indietro di 10 anni. Ad oggi registro questo video, c'ho 24 anni. Questi scatti li ho realizzati a 14 anni e 15 14-15, sì. Questo è il mio primo progetto fotografico nel quale mi ero buttato dentro. La storia è che ero diventato parecchio amico con un ragazzo, si era sempre insieme, giorno e notte, notte, giorno, notte, notte, giorno, always. E quindi c'era venuta questa idea, e cioè di documentare la nostra amicizia ogni singolo giorno. Così, random, perché non è che avevo la tecnica fotografica, non avevo una reflex, avevo un mezzo scarso, non potevo regolare nulla, scattavo in automatico. Tutte queste foto qui sono tutte scattate in automatico, non le modificavo neanche, zero. Era un discorso di documentare le giornate passate assieme in amicizia, all'avventura, in ogni tipo di situazione. Infatti, ragazzi, vedete qui, tipo, sarà la stazione, aspettare il treno, qui sempre alla stazione, sottopassaggio. Non badate il mio stile di abbigliamento, perché ancora non esisteva Wild Vintage Store, per questo mi vestivo di merda. Dietro ogni scatto c'è una storia, un'avventura. Chi le guarda e non lo sa magari non riesce a capire. Poi la sera al mare, via, a scattare così, senza senso, cioè senza tanto studio dietro. Non è che c'era studio dietro. Tantissimi autoscatti si faceva ed erano sempre senza cavalletto. Non ci sapeva neanche il cavalletto, ci stava un pattina e si appoggiava un po' in giro, senza attrezzatura, senza editing, senza studio della composizione, senza cavalletto, senza niente, solo documentare le situazioni. E l'obiettivo, ragazzi, era quello di riuscire a documentare ogni singolo giorno per una data indefinita, diciamo. Tanto tempo libero, sempre in giro, a scherzare, a divertirsi. Però oltre al fatto di essere molto spontanei, piano piano osservavo anche le luci, le situazioni, le composizioni. Ad esempio, qui sera di notte c'era queste luci di un sottopassaggio ed era interessante creare l'atmosfera con le luci che c'era in giro, no? Ecco, già qui iniziavo a provare a modificare le foto con Picasa, mi pare. Iniziavo a desaturarle un po', vedete, sono più desaturate queste qui. Qui faceva freddo, faccio infreddolita, scatto, qui stazione, scatto, Mr. Ventù, scatto, sempre, scattare sempre. Scendo dal treno, scatto, sulla neve con lo slittino. Che poi oltre alle foto si faceva anche dei video. Ha ha!
Ragazzi, il video durerebbe un'ora o due ore se vi facessi vedere tutti gli scatti, e c'ho anche nell'hard disk, perché come vi ho detto poi dopo avevamo frenato questa cosa, insomma ci eravamo persi per strada e quindi non si è più stampato ogni singola foto, anche perché qui sennò sarebbe stato alto così. Però ciò su cui voglio focalizzarmi è il discorso che questa è la mia vita e questo è ciò che mi appassiona e mi entusiasma. Per me l'amicizia è un valore molto importante. Gli amici cari che ho per me sono come fratelli. E quindi poi via via sono andato a continuare a scattare su questa linea. Poi ho comprato la reflex, poi ho fatto un corso base di fotografia. Poi dopo ho continuato a scattare. Poi dopo ho cambiato scuola, ho andato a fare scuola di fotografia. E quindi piano piano ho affinato la mia tecnica, le mie attrezzature. Però sempre accompagnate da questa strada di voler sempre documentare le mie giornate in qualche modo. Un motivo preciso poi non è che c'è, nel senso la fotografia è qualcosa che lo fai perché ti fa star bene, ti fa sentire che stai creando qualcosa. Per chi sente la necessità di creare, una necessità, creare, documentare, sentire la necessità di voler migliorare, di voler migliorare la tecnica, di vedere nuovi posti, nuove angolazioni, cose. Però questa è la mia strada, la mia esperienza, il mio occhio, la mia visione, i miei sentimenti. Però voi potete avere una strada completamente diversa, perché magari vi appassiona qualcosa di diverso. Dovete solo trovare quella cosa che vi appassiona a tal punto che farla ogni singolo giorno non è un peso, ma proprio una cosa che vi fa godere, vi fa star bene. E quindi quando trovate quel genere lì, andate dritti lì, ragazzi. Come sempre, fammi sapere qui nei commenti le vostre idee, le vostre opinioni, anche i vostri consigli per chi vuole trovare il proprio stile o come l'avete trovato voi. Oppure scrivere solo ciao Varte, a me fa piacere lo stesso, ragazzi. I commenti sono l'energia per fare il video ogni singolo giorno. Io vi saluto, ragazzi, e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.